Prego, lei la parola. Ho chiesto la parola, Presidente, perché si è spento poche ore fa, a 80 anni, Roberto Calasso, tra i più grandi intellettuali dell'ultimo mezzo secolo. Autore, editore, un solitario capace non solo di cultura, ma di quest'arte sempre più rara che è la cura. Un palombaro astronauta, come lo hanno definito Andrea Colamedici e Maura Cangitano di Tlon, capace di esplorare vetti e abissi dell'umano per consegnare tesori e orrori lavorativi alla sua comunità di lettori. Ci sono degli adelfi che hanno fatto ciò che sono e ciò che in tanti siamo, i romanzi di Milan Kundera letti all'università, Limonov, di Emmanuel Carrère, Contropassato Prossimo, Durremat, Thomas Bernhard. Libri unici, Presidente. E quindi intervengo perché quest'Aula possa mandare un pensiero ai familiari, agli amici e ai collaboratori di Calasso e perché. E perché questo piccolo gesto aiuti tutti le italiane e gli italiani a capire la perdita che oggi tutto il nostro paese subisce. Mi piace ricordare, Presidente Calasso, con questo saluto che non può non essere intimo e impersonale, non citando pezzi di una bibliografia, che sarebbe comunque ineguagliabile, ma citando solo alcune poche parole di Calasso stesso, che dicono così tanto non sul passato, Presidente, ma sul futuro, su ciò che abbiamo tutti da oggi il dovere di preservare. Cito Calasso. All'inizio si parlava di libri unici. Adelphi non aveva ancora trovato il suo nome, c'erano solo pochi dati sicuri, l'edizione critica di Nietzsche che bastava da sola orientare tutto il resto. E poi una collana di classici impostata su criteri non poco ambiziosi: fare bene quello che in precedenza era stato fatto meno bene e fare per la prima volta quello che prima era stato ignorato. Per Blasen, che aveva una velocità mentale che non ho più incontrato, l'edizione critica di Nietzsche era quasi una giusta ovvietà. Da che cosa si sarebbe potuto cominciare altrimenti? In Italia dominava ancora una cultura dove l'epiteto irrazionale implicava la più severa condanna e capostipite di ogni irrazionale non poteva che essere Nietzsche. Per il resto, sotto l'etichetta di quell'incongrua parola, disutile al pensiero, si trovava di tutto, dice Calasso, e si trovava anche una vasta parte dell'essenziale. Che cos'è un libro unico, Presidente? L'esempio più eloquente è il numero uno di Adelphi, l'altra parte di Alfred Kubin, unico romanzo di un non romanziere. Nulla di simile nella vita di Kubin prima di quel momento, nulla di simile dopo. Il romanzo coincide perfettamente con qualcosa che è accaduto un'unica volta all'autore. In definitiva, libro unico è quello dove subito si riconosce che all'autore è accaduto qualcosa e quel qualcosa ha finito per depositarsi in uno scritto. Chiudo, Presidente, con queste parole di Calasso, che parlano di romanzi, di libri, ma parlano anzitutto di accadimenti, di ciò che accade o non accade nella vita di ciascuno di noi. Sono un inno alla vita, alla lotta, al coraggio, a far succedere ciò che non è successo ancora, a fare ciò che è senza precedenti. Grazie Roberto Calasso per averci aiutato ad arrivare fino a qui.